Ciao a tutti amici sportivi, ricomincia il nostro viaggio alla scoperta dei settori giovanili della nostra regione Umbria e oggi partiamo proprio con il settore giovanile della Nestor. Allora siete pronti? Andiamo a conoscerli da vicino! Eccoci qua, ci hanno raggiunto alla mia destra il presidente del settore giovanile Oscar Rossini, benvenuto. Grazie. Innanzitutto salutiamo il presidente supremo della Nestor che è Danilo Rosati, lo salutiamo calorosamente e iniziamo subito la nostra intervista. Allora, una carica la sua, impegnativa e delicata, perché ha accettato questa responsabilità? Beh, diciamo che ho accettato questa responsabilità perché torno a Marciano dopo 40 anni, cioè io ho giocato con la Nestor nell'82, abbiamo anche in quell'anno vinto il campionato e io ho dato una mano per vincere anche io il campionato perché ero un giocatore della Nestor. Poi ero già allora infortunato, perciò ho dovuto smettere e da lì in poi ho girato un po', sono arrivato a fare dal Sant'Orsola, che era una squadra che militava in terza categoria, e siamo arrivati in prima categoria, che poi fino al Todi, perché io sono stato anche direttore generale del Todi per 4 anni, ma ho avuto sempre un rapporto bellissimo con Danilo Rosati, che oltre che il presidente della Nestor è un amico, e che da tempo mi chiedeva da venire alla Nestor. Poi, io a Todi ho lasciato perché avevo raggiunto i miei obiettivi, abbiamo fatto abbiamo vinto una coppa, siamo andati dalla prima categoria in promozione e abbiamo perciò raggiunto, salvati dalla promozione, perciò ho deciso che il turno mio era finito a Todi e perciò ecco. Danilo e il vicepresidente Valentino, che mi hanno chiamato Vestrelli, mi hanno detto da prendere questa carica. Diciamo che ci ho pensato un paio di mesi, diciamo la verità. Però poi ho voluto conoscere i miei collaboratori e alla fine ho accettato, ecco, e perciò da 2 mesi. Bene, ma adesso diamo il benvenuto al suo braccio sinistro, che è il responsabile tecnico Marco Alunni. Benvenuto. Grazie. Allora, grazie. Lei in passato è stato l'allenatore del Perugia in primis. Oggi invece lo ritroviamo come in qualità di responsabile tecnico del settore giovanile della Nestor. Perché questo cambiamento? Allora, prima di tutto grazie che mi hai detto che sono stato allenatore del Perugia, in realtà delle giovanili del Perugia per oltre 12 anni. E poi questo passaggio è avvenuto, non so, perché probabilmente le conoscenze di tanti amici in questo mondo, sono stato contattato e mi hanno proposto questo ruolo, mi piace molto. La Nestor è una società storica dei nostri paraggi, quindi sono rimasto felicemente entusiasta di questo ruolo. Per me è una novità, però ho accettato con molto entusiasmo. Chiaramente il passaggio da allenatore a direttore tecnico è per me una svolta epocale. L'ho fatto perché probabilmente anche l'età, l'esperienza, sono tanti anni che faccio questo ruolo. Sono stato chiamato dai dirigenti, in primis Vestrelli e altri dirigenti, e ho preso questa
nuova veste con molto entusiasmo. Passiamo al presidente adesso. Il suo ruolo richiede saggezza ed equilibrio nelle decisioni. Quali sono i suoi punti fermi? Allora, intanto il presidente ce n'è uno perché è Danilo Rosati. Io faccio praticamente sono il responsabile del settore giovanile. Però detto questo, allora io sono di un parere che prima di tutto viene la società, perciò quello che decide la società è sacro. Perciò noi porteremo avanti questo discorso e fino alla fine sarà il discorso che noi faremo fino alla fine questo, cioè che prenderemo volta per volta le decisioni, ma la società è quella che dirà l'ultima parola, questo è chiaro. Allora, per quello che lei mi ha chiesto, praticamente i punti fermi sono, noi non transigiamo sicuramente sul comportamento dei ragazzi, che questa è la prima cosa, e perché ecco, soprattutto verso anche le persone che giustamente stanno qui più anziane, perciò il regolamento principale perciò è quello che i ragazzi devono assolutamente essere bravi con tutti quanti, questo non, noi su questo assolutamente, poi per il resto possiamo trovare un accordo con tutti, si parla perché questa è una cosa giusta con i genitori, con tutti quanti, infatti abbiamo fatto anche delle riunioni con tutti quanti, cioè almeno con i ragazzi più piccoli, seguiteremo a farle, però non transigiamo, quello che decide la società. Questo. Ripassiamo la palla al responsabile tecnico. Lei è un po' un parafulmine tra i ragazzi, gli allenatori, la società. E allora come fa a mettere tutti d'accordo? Fosse facile. L'equilibrio deve regnare sovrano. Noi stiamo in contatto costantemente fra allenatori, dirigenti, anche dirigenti accompagnatori per poter mediare queste cose. Chiaro che tutto non riusciamo a vedere, però ci confrontiamo spesso e poi traiamo le soluzioni settimana per settimana, anche perché le cose vengono molto velocemente. Torniamo un attimo al presidente e chiediamo, lei segue personalmente le squadre? Allora, su questo a volte sì, però non è che le seguo tutte, però a volte le seguo, le seguite, vedo. Io, come ho detto sempre, io sono qui sicuramente per vedere. Perciò in questo momento non ho visto magari quelli più piccoli, quello è vero. Però cercherò anche di andare a vedere quelli piccoli. Però mi piace proprio andare a vedere e lo farò sicuramente. Insomma. Però sì, alla domanda dico abbastanza. Invece adesso passiamo agli impianti. Gli impianti che voi avete a disposizione sono adeguati e sufficienti? Allora, su questo devo dire che fino a poco tempo fa no, perché avevamo solamente questo, il campo, poi avevamo sì lo stadio, però il principale, il comunale, e dovevamo andare se no a Castiglione della Valle che era il terzo. Però fortunatamente abbiamo preso l'altro campo di Ammedo che abbiamo messo a posto, e tanto è vero che adesso già da una mesata stiamo già lì con parecchie squadre, perciò a questo punto ci può permettere sicuramente di avere questi tre impianti qui vicino e cioè essere abbastanza coperti sul discorso impianti. Ecco. We'll be right back.
Torniamo da responsabile, quanti iscritti avete in organico e quante squadre avete formato? Allora, ad oggi abbiamo circa 260 iscritti, abbiamo tutte le squadre con due gruppi in ogni squadra, quindi dai piccoli amici fino agli esordienti per quanto riguarda la scuola calcio, e abbiamo quattro squadre agonistiche, allievi e giovanissimi. Questo credo che sia il nostro fiore all'occhiello. Noi abbiamo puntato molto sul fare il sociale e quindi stare insieme. Inoltre, questo è un vanto che abbiamo tantissimi tecnici anche nella scuola calcio, ma più che tecnici, addetti con laureati o laureandi in scienze motorie. Quindi abbiamo cercato di abbinare a ogni gruppo delle ragazze o dei ragazzi che insegnano non solo il calcio, ma tutte quelle discipline che ormai facciamo più poco per evidenti motivi, quindi tutti i bambini sono affiancati da responsabili molto validi. E nella scelta degli istruttori di che cosa tenete conto? Come ho detto prima, sicuramente la qualifica è importante per noi, l'età, perché noi abbiamo anche scelto dei ragazzi abbastanza giovani per poter stare con dei ragazzi, diciamo, abbastanza piccoli. E questo ci gratifica, perché vediamo che i nostri gruppi sono affiatati, anche i stessi genitori, è bellissimo. Anche pochi giorni fa mi sono confrontato con dei addetti ai lavori anche di altre società, e questo che sto trovando qui alla Nestor è fantastico, cioè stiamo lavorando con molta passione e spero che questo nel tempo ci dia grossi risultati. Presidente, lei è da pochi mesi arrivato in questa società, e allora le chiediamo, che società ha trovato? Ma io, quando sono arrivato qui, innanzitutto ho voluto conoscere tutti quanti. Cioè, prima di accettare l'incarico ho voluto conoscere tutti, ho parlato con tutti quanti, ho visto che è una società sana. In effetti era una società che aveva più di 200 iscritti, oggi ne contiamo più di 260. E perciò non credo che sono 260 persone perché sono arrivato io, sono 260 persone perché già c'erano, perciò di conseguenza non è che io ho portato, io so che questa società è sana, e perciò, essendo una società sana, seria, c'ha giustamente anche delle persone che sono seri, come diceva prima giustamente Marco, e perciò di conseguenza i genitori si affidano alla società. Ecco, infatti anche sulla dirigenza noi abbiamo il direttore sportivo, che è Mario Goretti, stimato persona perché ha giocato anche in Serie A, perciò è arrivato dal Perugia dallo stesso Ivan Sfaccini, che parliamo anche di Stefano Valentini, che è il responsabile organizzativo. Parliamo logicamente anche di Lucas Doga, che è un collaboratore sempre prezioso, sempre che sta sempre qui al campo, e via dicendo, insomma, dallo stesso segretario, cioè, no, noi abbiamo, insomma, siamo delle persone che stiamo insieme, e quello che ho detto io quando sono arrivato, perché noi dobbiamo stare bene insieme, perché come ho detto e ripeto, cioè io se mi devo arrabbiare mi arrabbio dalla mattina alla sera, se perciò arrivo qui io devo venire per fare altro, cioè per divertirmi. Un'ultima domanda per il responsabile tecnico: quali sono gli obiettivi che volete raggiungere con ogni singolo ragazzo sul piano tecnico, motorio e coordinativo? Beh, dovremmo un pochino dividere, perché nella scuola calcio abbiamo degli obiettivi importanti e fondamentali, che sono quelli di far crescere i bambini sotto l'aspetto motorio, sotto l'aspetto disciplinare, perché anche quello va disciplinato molto, ma nel settore agonistico dobbiamo, quello che mi ha chiesto la società e ci ha chiesto la società, è di formare potenziali giocatori per la prima squadra. Chiaramente è un progetto che va sviluppato in 2-3 anni, quindi, però le basi ci sono e sono forti, anche con la scelta degli allenatori che abbiamo fatto. Concludiamo con un'ultima domanda al presidente: rifarebbe la stessa scelta oggi e perché? Allora sì, la rifarei, perché prima di scegliere ci ho pensato un mese, perciò, insomma, la rifarei, ci ho pensato bene. Il perché?
perché è una cosa nuova per me. Io sono stato sempre coi grandi e perciò è una sfida, voglio stare coi piccoli. E allora, ecco, soprattutto per questo. Bene, allora, il nostro servizio sul settore giovanile della Nestor termina qui. Ringraziamo i protagonisti che sono Oscar Rossini, il presidente, e il responsabile tecnico Marco Alunni e il presidente Danilo Rosati. Diamo la linea allo studio, un saluto da Irene Minciarelli. Tornare dietro, tornare dietro, gialli, e voi giocate. Cerca il compagno, bravo. Bravo.